di un altro puntata di Pesci su Pro. Guarda che bella questa camicia, più dei pesci. L'hai lanciato lì. Allora, dove vai a prendere? Stasera vi facciamo vedere come allenare e come migliorare la vostra birra. Quello che vi faccio vedere è abbastanza, diciamo, una cosa un po' avanzata. È arrivato un pesce! Allora, dateci il nome per questo pesce. E chi ha il nome più bello darà il nome al pesce, capito? Esatto. Ecco, credo pesce. Un è un salmone, ve lo ricordo, eh. Allora, qui, come vedete, siamo nell'area di prova, nell'area di addestramento, in cui ci sono vari robottini, eccetera, eccetera. Allora, noi abbiamo 5 consigli che vi potrebbero aiutare a migliorare la vostra mira, quindi migliorare le vostre prestazioni. Comprare un pesce. Comprare un pesce. Il mouse e sparare. Esatto. Allora, regola numero 1. Innanzitutto, se giocando su Windows, avete una impostazione che sicuramente vi svantaggia in questo senso. Allora, sì. Se voi ve ne accorgete, quando spostate il mouse, a seconda che voi lo spostate poco o tanto, l'accelerazione cambia. Questo perché viene utilizzato un algoritmo che, a seconda della velocità di movimento, aumenta o diminuisce esponenzialmente la distanza a cui va il puntatore. Questo può essere molto utile quando si deve andare a cliccare icone sul desktop, è meno utile quando invece bisogna puntare con precisione. È possibile risolvere il problema in questo modo, andando, qui chiaramente siamo su Windows 10, ma tutti gli Windows hanno nella barra la possibilità di fare una ricerca all'interno della barra del menu, cercare mouse, modificare le impostazioni del mouse, e da qui è possibile trovare le impostazioni aggiuntive. Nelle opzioni puntatore bisogna eliminare la precisione puntatore, e quindi l'effetto, guardate, vi faccio vedere, se io sposto poco a questo effetto, se io nello stesso spazio lo faccio più lungo, vado ad andare più lontano. In questo modo questo effetto non c'è più e tutto il movimento, a prescindere dalla velocità, rimarrà sempre costante. Questo è utilissimo per migliorare la mira ed essere meno approssimativi. Quindi questo è il primo consiglio. Secondo consiglio è, se avete un mouse che non è quello che vi consigliamo noi con i nostri bellissimi video di Top Tech, quindi un mouse che abbia la possibilità di regolare i DPI e che probabilmente ha anche un suo pannello di controllo e di impostazioni, che vi permette appunto di modificare i DPI. Hai selezionato il mouse, questo sotto qua. Sono i DPI. Ok, dove sono? Sotto a destra, sotto sulla destra. Questo? Beh, vai di questo? Non mi ricordo, vai di. No, ecco. Questo è la test. Guarda, tra l'altro tutto il test potevi farti. Comunque lì a sinistra. Ok, questo rimane costante comunque. Hai visto? Qual è? Fai prima. Questo? Che illuminazione questo è questa? Ok, qua possiamo impostare i profili, esatto, e qua come vedete ci sono 5 livelli di sensibilità di DPI che uno può andare a impostare. No, sono 4 livelli più un cecchino, cioè nel senso c'è la modalità del cecchino, se tu premi il tasto destro, questo tasto laterale, questo, basta che lo indichi qui sopra, vabbè, sullo schermo, questo cambio DPI. Tasto laterale, lui ti va a dove è impostato l'arancione, quindi è una modalità, diciamo, da cecchino, perché vedi? Si ferma. Tra l'altro è in toggle, quindi sì. Tenendo premuto è molto più lento il movimento e molto più veloce. Beh, se lo lascio. Comunque non stiamo facendo la pubblicità alla Logitech, no, facendo... però questo è un mouse, ma così io ho il mouse, un RAT e c'è un zap, che hanno la stessa possibilità, esatto, sì. Quindi allora qui chiaramente noi vi possiamo consigliare ad andare intorno alle 800, ma dipende da voi. Quindi l'idea è questa, di riuscire, come per esempio per me così è troppo veloce, io provo adesso dal modalità cecchino tra virgolette. Diciamo, dovete trovare la posizione più comoda per potervi girare indietro, guardarvi indietro se c'è un nemico e rimettervi in posizione il più rapidamente possibile e più precisamente possibile. Questo vi permette di fare un po' di allenamento, ok? In questo modo. Quindi trovate la vostra combinazione giusta, contando anche questo, contando anche nelle opzioni la possibilità di modificare la sensibilità del mouse. E la cosa figa è che potete regolarla singolarmente per ogni personaggio. Ricordiamo che su Overwatch la Blizzard ha fatto una cosa spettacolare, che ogni personaggio ha le sue impostazioni, non solo di mouse, anche di barre della vita, di addirittura del reticolo, che andiamo a vedere, di controllo del movimento, cioè potete addirittura cambiare i tasti puntati, ad esempio puoi avere, è una figata, perché non si può personalizzare, tenere il mirino devi tenere premuto oppure a toggle, quindi esatto. Che premi e dimentichi. Esattamente. Quindi diciamo, per questa cosa del DPI, del movimento, vi consiglio di andare un pochino a studiare un pochino le impostazioni del vostro mouse e della sensibilità del mouse in game, che sono due valori che vanno comunque gestiti e possono essere gestiti separatamente. Trovate il profilo che più vi aggrada e che meglio vi permette di controllare il gioco.
Terzo punto, invece, si parla appunto della, di questa zona, dell'ambiente di range. Utilissimo per poter imparare non soltanto a usare l'abilità dei personaggi, ma anche per allenare la mira con ciascuno di questi. Se voi andate a giro, troverete vari personaggi, vari, diciamo, vari robottini, alcuni che si muovono, altri che restano fermi. Questi vi possono essere utili, per esempio, come dicevamo prima, per fare, per esempio, così è troppo veloce, per fare quel gioco di guardo avanti, guardo indietro, e riuscire a colpirlo direttamente la testa quando mi rigiro. Questo mi permette di addestrarmi a colpire la testa. C'è un altro aspetto, c'è un'altra area sempre qui salendo, che è ancora più utile perché ha tutti i robottini in solamente in movimento. A destra c'è, esatto. Eccoli là, quelli, questi qua sono. E qui stessa cosa, qua la cosa migliore è piazzarsi in questo punto, dalla parte opposta qua. A poligono di tiro, e a questo punto cercare di colpire e di seguirli, seguire le teste e cercare di colpirli, di fare più headshot possibile, di distruggerli più, più rapidamente possibile e più velocemente possibile. Questo è un altro sistema utile, vedi, anche qua. Ah, è quindi possibile. Un sistema utile, gira, becca il giallo e ti giri e spari il robot. Tipo, distruggi il robot, ti giri e becchi il giallo. Ti giri, facendo in questo modo, non sembra, ma è possibile. Uno, imparare bene il proprio mouse. Due, imparare bene a controllare liscio, a controllare, diciamo, i personaggi liscio, tutto il resto. E quindi questo è il quarto punto. Quest'area di addestramento, sfruttatela perché è fatta benissimo e è difficile trovarla fatta così bene, sì, in questo tipo di giochi. È bellissima, è veramente non bellissima, ve la consiglio. Un altro punto molto importante è le opzioni del reticolo. Vi ricordate prima quando dicevamo nei comandi che è possibile selezionarli? Allora, ci sono alcuni personaggi, per esempio, vediamo Zarya che ha il mirino con le indicazioni, sì. Oppure come Hanzo che ha le indicazioni della potenza della freccia, come si era già visto tempo indietro. Oppure anche come soldato che ha una croce, no? Esatto. Diciamo che la croce normale non vi basta perché comunque bianco sullo sfondo scompare. È possibile settare singolarmente, cioè, ai personaggi, a ciascun personaggio, scusate, a ciascun personaggio, per esempio a soldato in questo caso, il crocino reticolo con, per esempio, l'apertura è quando si separano gli angoli del, sì, reticolo, quando spari, che ti dice che perdi precisione. Poi, tipo, è possibile mettere o quel default, oppure mettere il cerchio, il reticolo di mira, croce, punto. Mettiamo il punto, e poi lo mettiamo verde, che almeno siamo sicuri che sia ben visibile. Esco direttamente. A questo punto io ho punto. In questo caso, per me potrebbe essere anche più preciso, può essere più comodo avere un reticolo così che ha un contrasto molto più elevato. Madonna, se è più comodo. Ma stai scherzando? Cioè, capito? Quindi a volte dipende anche da come ti torna. E questo è il bello, cioè, proprio la possibilità di poter posizionare. Sì, effettivamente è molto più comodo, guarda. È molto più comodo. Perché lo vedi, cioè, il bianco su bianco non ti scompare. Il bianco su bianco va sul secondo piano, questo qui va sul primo. Esatto. Cioè, nel senso, il mirino di là era... Che cazzo ha fatto quel robot? Guarda che precisione! Oh, come sono bravo! Va bene. Quindi questo era il quarto punto. Giocate, divertitevi con i reticoli perché sono veramente fighissimi. Cioè, faccio vedere altre impostazioni che si possono fare. Quindi li mettiamo per soldatino. Poi chiaramente sono gli stessi per tutti, però. Tipo reticolo di mira, uno può farlo giallo. Poi dipende, ripeto, dipende molto da come... Questo, vabbè, è praticamente lo stesso, però anche questo si apre lo stesso di prima. Sì, perché tu usa quello di default. Ho usato l'esempio sbagliato, però ecco, diciamo, comunque sia... Giallo si vede già meglio. Giallo si vede già meglio, è già più visibile, è più a contrasto. Quindi, questo, secondo me, è molto utile da sfruttare. Ultimo, ma non ultimo, è il comfort. Partendo dal tappetino del mouse. Se usate un tappetino del mouse... usatene uno grande, ampio e che vi permetta di poter giocare liberamente, muovervi liberamente. Non usate quelli piccini con forme strane, con di plastica dura, preferite piuttosto, poi dipende sempre dai gusti. Ok, bello l'effetto, magari, che ne so, uno di quelli morbidi e belli grandi. Cercate di avere una postura comoda. Usate questo! Esatto, bello questo, comodissimo. Anche la questione della sedia, di avere l'altezza giusta, quindi di non dover annaspare per raggiungere la tastiera, quindi essere in una posizione che vi sia confortevole, e avere spazio a sufficienza. Per esempio, vi vedo qua che tra questo bischierone, fili, cavi e tastiera, capiamo bene perché Dartilus fa schifo. Una cosa molto importante, i fili, no, guarda, fai vedere, facciamo fili vedere. Non così, perché così che noia così, come, fili non come? Ok, niente, non intorno al tuo collo e non stringerli.
No, tornato con le stringhe corte. Quindi, speriamo che questi consigli vi siano utili per migliorare la vostra mira. Allenatevi tanto, fateci sapere cosa fate voi solitamente per migliorare le vostre prestazioni in gioco. Smettiamo di guardare il soffitto roccioso. Vi salutiamo e alla prossima puntata delle curiosità e dei consigli per Overwatch.